Perdere in casa fa male. Perdere un derby in casa fa ancora più male. Perderlo poi, dopo aver fatto gran parte della partita, e subire due tiri in porta di cui il gol partita fa molto, molto male. Finisce infatti con la vittoria della Lorenzana Crespi nella sfida al campo sportivo di Acciaiolo fra le due squadre che oramai ogni anno si stanno affrontando in ogni categoria. Una partita sostanzialmente molto intensa, ma senza grandi emozioni, con poche occasioni da gol. Un primo tempo che ha visto la netta supremazia territoriale di marca acciaiolese, che già al quindicesimo si faceva vedere con Cogoni su punizione, la quale veniva raccolta da Dominici che si faceva parare la conclusione. Poi al 28esimo lo stesso Cogoni serviva a Fatigati che entrava in area e tirava fuori di poco, ma l'occasione più importante su cui ci sarebbe da discutere avviene al 30esimo, quando su angolo di Garzelli Allegri colpiva di testa e la palla rimbalzava sulla traversa e probabilmente varcava la linea di porta. Inutile le proteste dei padroni di casa perché l'arbitro non concedeva la rete e si andava sulla parità all'intervallo. Il secondo tempo le squadre erano più allungate e l'acciaiolo soffriva le ripartenze lorenzanesi. Infatti gli ospiti si facevano più pericolosi, soprattutto sulla fascia sinistra, e al 57esimo Falcinelli calciava dal limite e Catini deviava in angolo. L'acciaiolo si faceva vedere solo al 73esimo con Accordino che dal limite calciava alto. Il gol della vittoria lorenzanese arrivava al 75esimo, quando Nastasi, partito sul filo del fuorigioco, arrivava in linea e di diagonale metteva alle spalle di Catini. Come ho detto, una partita dove l'acciaiolo ha spinto di più e ha avuto sicuramente più possesso palla, ma non ha concretizzato. Dalla sua il Lorenzana, con una difesa a 4 e spesso a 5, ha bloccato le azioni offensive e su una ripartenza ha trovato il gol che ha deciso il derby.